The countdown for Apollo 8 is on. I wasn't born when the Apollo missions happened, but seeing the impact it left on the rest of the world is incredible. From that vantage point up there, all the unrest and the turmoil of 1968 was virtually invisible. Senator Kennedy has been shot. Is that possible? Today is no different. These Rohingya refugees are terrified that they may... Violence, hatred, and devastation is all around us. They're responding to an active shooter situation. They're warning people... There seems to be always greater loneliness and indifference. Society is more polarized than ever. The immediate threat posed by climate change is on full display. It seems things can never change. We need a new vantage point. Now, don't get me wrong. I know that today there are countless people working tirelessly with generosity to make a difference in their communities and beyond. Many we never hear about while others go viral. There are people that have seen the world from a different vantage point. They charted and continue to chart new courses and, by example, inspire others to follow. Kiara Lubick, founder of the Focolare movement, is one of these people. Her vantage point was unity, all humanity as one family. Il movimento di Focolare ha per fine la pace nel mondo, puntando sull'unità fra i singoli, fra i gruppi, fra i popoli, sognando una futura realtà che potrebbe essere espressa dalla parola mondo unito, genera la pace nel mondo. E quale il vincolo d'unità a causa della pace? L'amore, che batte in fondo ad ogni cuore umano. Love, a word often overused and misconstrued. And yet, this is the essence of Kiara's ideal. This love she was talking about is not ambiguous. It is rooted in God, who she discovered as love. C'è un vostro radicalismo dell'amore, di Chiara, che scopre la profondità dell'amore e la sua semplicità e cerca di far vincere sempre questo amore in ogni circostanza. Now, I never met Kiara Lubick personally, but she helped me discover that together we can make a difference. And yes, I know that may sound naive or maybe a little idealistic, but every generation has new worries as the future unfolds. My generation more than ever. And for me today, she has offered a source of much needed hope. Many of you may not have heard of Kiara, but her message has resonated throughout the whole world. God gifted Kiara Lubick a type of spirituality, which is a new model for all humanity. The more we move forward, the more we would appreciate this gift. Occorre quindi diffondere l'amore, quell'amore reciproco che genera fratellanza. Occorre invadere il mondo con l'amore, cominciando da noi stessi. Her conviction that we are all part of one family, inherently connected to one another, made Kiara a true influencer, even before the age of the internet and social media. Gesù ha definito il comando dell'amore mio e nuovo. Non gli basta la filantropia né la sola solidarietà. Domanda di non vivere più per se stessi, ma per gli altri, pronti a donare persino la vita in loro favore. Kiara Lubick è una figura di donna cui non solo la Chiesa, ma anche il mondo secolare guarda con un'intenzione e un interesse particolare. Non si esce indenni da un incontro con Kiara, dalla sua chiarezza, perché ha la grazia arcana di rischiarare ciò che incontra. Si dovrebbe vivere la fraternità così bene da arrivare ad amare il partito degli altri come il proprio, sapendo che entrambi non sono nati per caso,
Solo armonizzandoli in un disegno comune, la politica raggiunge il proprio scopo. Chiara Lubich died in 2008, but clearly her ideal of unity didn't. It lives on in the over 2 million people throughout the world that make up the Focolare movement today. But just who was Chiara Lubich? Let's take a closer look. Devo raccontare la mia storia. È una storia lunga, molto molto lunga, intrecciata con un altro, e cioè con Dio. Il 99% l'ha fatto Lui, perché la mia storia è legata anche a un'opera di Dio. L'1% forse l'ho fatto io, se l'ho fatto bene. Chiara was born in Trent, Northern Italy in 1920. Her mother had a strong Christian faith. Her father worked at a printing press and was a socialist. She had two sisters and one brother. They were a very close-knit family. December 7th, 1943 was a watershed moment. She was 23 years old when she gave her life completely to God, not knowing what the future would hold. She did this without telling family or friends. Io ho avuto l'impressione di quel giorno veramente di sposare Dio. Per cui se mi avessero detto, guarda Chiara, nasce un movimento dopo di te, dopo questo atto, io non sarei stata contenta, perché il movimento era già piccolo di fronte a colui che io avevo sposato, che era Dio. Chiara's story is linked indelibly to World War II. That was the backdrop of a deeper experience that played out as bombs were falling on her city. She and her friends would run for cover numerous times a day to the air raid shelters. And what did they take with them? Food, water, blankets? No, they brought the gospel, and they read it at random. And the words that they had heard so often came to life. They were a call to action that made them want to solve the social problems of Trent right away. Un giorno ci siamo trovate insieme per ripararci dalle bombe in una cantina. Avevamo la candela accesa perché non c'era la luce e sopra i bombardamenti. E lì apriamo il Vangelo a caso e troviamo il testamento di Gesù che parla dell'unità, Padre, che tutti siano uno. Non solo questi, ma anche quelli che crederanno, che tutti siano uno. Era una preghiera difficile, eppure noi abbiamo avuto come l'impressione di capirla in qualche modo, soprattutto di sentire che lì era la Magna Carta del nuovo movimento che stava per nascere. E abbiamo detto a Gesù, ecco qui, se vuoi fare l'unità, usa di noi se credi. Use us, that is, make us instruments of unity. But what exactly is this unity? It's not uniformity, it's not a passive following. It's very active, very concrete. It means taking the first step towards others, bridging differences wherever we are, being people of dialogue. Noi eravamo nate per l'unità, per portare l'unità dappertutto, della nostra anima con Dio, nelle famiglie, nella coppia, fra generazioni, l'unità fra associazioni nella Chiesa Cattolica, l'unità, l'unità, l'unità. Poi con gli anni si è visto l'unità anche con le altre chiese, con l'ecumenismo svolto ampiamente dal movimento, unità in qualche modo anche con le altre religioni, attraverso quella la cosiddetta regola d'oro, unità anche con le persone che dicono di non credere, magari credono in qualche cosa, perché hanno dei valori umani e quindi Cristo non è solo Dio, è anche uomo, quindi vanno salvaguardati, vanno aiutati nel loro sviluppo anche i valori umani. Unità, unità, unità. I'm all for working for a world like this, and I'm not alone. This way of life has reached people in over 180 countries where Focolare communities are present. Yes, communities, because it's vital to go forward together, not as isolated individuals. This is what gives us strength and helps us start again even when it's difficult. It provides light for new ideas. Explaining Focolare is not easy. It can't be put neatly in a box. Its horizon is vast, to contribute in every way possible to building a world that is more united. Certo, per chiunque si accinga oggi a spostare le montagne dell'odio e della violenza, il compito è immane e pesante. Ma ciò che è impossibile a milioni di uomini isolati e divisi, pare diventi possibile a gente che ha fatto dell'amore scambievole, della comprensione reciproca, dell'unità il movente essenziale della propria vita.
Whether it be an educator who shows that hope can dwell in one of the largest slums of Nairobi, or a Muslim, a Christian, and a Jew in Jerusalem that have overcome fears and stereotypes to gain a new understanding of each other. Whether it be Italian fishermen that built a successful company by putting sharing at the basis of their business, or families in war-torn Syria that seek to rebuild not only homes, but also heal one another. There are architects in Manila that partner with the poor to bring development, and children in Mumbai that want to help eradicate hunger, and artists in Costa Rica. You get the point. People setting out in the most diverse directions with a common goal, helping to make humanity one family. I zampilli d'acqua viva di cui parla Cristo nel Vangelo sono tali perché fanno delle inondazioni, inondano di acqua tutto. Ecco, noi vediamo che questo zampillo di questo spirito, che è Vangelo puro, 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 sta facendo nel campo dell'arte, nel campo della scienza, nel campo della politica, dell'economia, della teologia, della filosofia, sta facendo delle inondazioni e cambiando il mondo cambia. Perciò non è solo un mondo unito nel senso che fratello con fratello nel campo religioso, ma è un mondo unito che costruisce una nuova civiltà, la civiltà dell'amore, la civiltà dell'unità. Chiara Lubich's legacy, her ideal, is more relevant today than ever. And we can all play a part. By waking up each morning motivated by a goal that we know is shared by people from every latitude, that one world that was seen in a mission to the moon can become one step closer. Now I'm gonna go make it happen. You're coming too, aren't you?